Ciao a tutti, quest'anno in occasione del Rimini Wellness vi proponiamo una gara amatoriale rivolta a tutti gli appassionati del corpo libero, nella quale avremo 7 stazioni con 7 esercizi diversi. Adesso andremo a vedere nel dettaglio l'esecuzione per ogni esercizio. Lo scopo della gara sarà quello di eseguire tutte le ripetizioni richieste nel minor tempo possibile. Nel caso in cui un atleta avrà la necessità di fermarsi per respirare, questo sarà concesso, potrà recuperare quanto vuole, chiaramente a discapito del tempo totale della gara. Nella prima stazione gli uomini dovranno eseguire 30 pull-up, Adesso andiamo a vedere nel dettaglio quando una ripetizione sarà considerata valida. In questo caso la partenza deve essere con la completa distensione delle braccia, corpo sospeso e fermo, senza nessuna componente di slancio o kick per facilitare l'esecuzione, e raggiunta la massima trazione dobbiamo superare col mento il livello della spalla. Le ragazze, a differenza degli uomini, dovranno eseguire 20 trazioni con la presa supina. Anche qui, come per l'esecuzione maschile, verrà richiesta la completa distensione sulla partenza e superare col mento il livello dello stacco. Vedremo ora il secondo esercizio della gara, partenza a terra, un cross-stand. I vincoli sono dorso parallelo al suolo, la linea del dorso deve essere parallela al suolo, possiamo piegare le braccia. Nel momento in cui appoggeremo i piedi o la testa, la prova verrà messa in pausa e poi l'atleta potrà recuperare e riprendere in un secondo tempo. Possiamo vedere anche su maniglie. Per gli uomini avremo 1 minuto di cross stand, per le donne avremo 40 secondi. Ok, questa volta invece andremo a fare dei dip a parallele, in questo caso gli uomini dovranno eseguirne 30, le femmine invece 20. Gli unici vincoli sono completa distensione dell'arto ogni volta finita la spinta e raggiungere almeno i 90 gradi tra l'avambraccio e il bicipite. Anche qui, ogni volta che l'atleta lo riterrà necessario, è libero di fermarsi e recuperare, sempre a discapito della prova tecnica. La quarta prova del circuitone andrà a vedere una serie di box jump. All'interno di questo esercizio sarà richiesta una partenza completamente ferma, inoltre sarà richiesto di scendere dal box una volta che le gambe si sono distese, quindi non vogliamo vedere un arrivo a gambe flesse con la discesa a gambe flesse. Gli uomini dovranno eseguirne 30, le donne dovranno eseguirne 25. Il quinto esercizio del circuito vedrà dei toes to bar, quindi andremo a portare i piedi fino a toccare la sbarra, e in questo caso ogni volta in cui andiamo ad eseguire la partenza il corpo dovrà essere in completa distensione. L'esecuzione verrà data corretta nel momento in cui i piedi toccano la sbarra e toccano il box dietro. Vediamo ora il sesto esercizio della gara. Saranno dei push up a terra in hollow plank, quindi dorso in spinta, massima spinta delle spalle, dorso curvo, retroversione del bacino, gambe tese, massima escursione articolare del movimento, quindi piego completamente le braccia, gomiti stretti e spingo fino alla distensione completa dell'arto superiore. Gli uomini ne dovranno effettuare 30, le donne 20. L'ultima stazione invece vedrà una L-sit a parallele, quindi una squadra, nella quale vi verrà richiesto di tenere le braccia completamente tese e i piedi sempre all'altezza della sbarra. In questo caso gli uomini dovranno raggiungere 30 secondi, le femmine 20.